Buonasera a tutti. Sapete che ascoltare Don Sergio vuol dire prepararvi a una serie di parole, di esempi che secondo me ci dovrebbero spingere ad amare questa vita. Io credo che la canzone che è arrivata seconda al festival sia davvero non soltanto una canzone splendida, ma sia una canzone cristiana. Per quanto assurdo e complessa la vita, ci sembra, è perfetta la vita, io sono innamorato della vita. Non credo, lo dico chiaramente, al peccato originale, non credo. Credo che alla fragilità umana, eccetto che credo nella fragilità umana, ma devo difendere Dio dagli attacchi di chi dice che per una disobbedienza ha mandato nel mondo il dolore e la sofferenza. Perché Dio dovrebbe essere più cattivo degli umani? Perché dovrebbe essere più cattivo di noi? Noi dopo un po' di tempo perdoniamo. Abbiamo fatto Dio terribile che uccide i primogeniti d'Egitto. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. I miei studi mostrano che non è così. Non ha mai ucciso nessun primogenito d'Egitto Dio. Lui è l'amante della vita, lui è misericordioso, pieno di tenerezza. E allora il tema che ho scelto è bello per me, perché davvero io credo così. Noi non siamo contenitori da riempire, ma siamo fuochi da accendere. Sono stato educato da bambino, in seminario ci educavano così, si chiamava pedagogia dell'eroe. Ci hanno fatto vedere tanti eroi. Forse perché eravamo in seminario e quindi quel missionario, mi ricordo quel missionario che era venuto e che si era tagliato la lingua in Cina, parlo degli anni, una vita fa, 57-58, si era tagliato la lingua pur di non parlare, pur di non rivelare delle cose. E quindi io sono cresciuto alla luce di una pedagogia dell'eroe, così veniva chiamato da Domenico Savio a Luigi Gonzaga, Don Bosco, Leonardo Muriato, non lo so, erano sempre lì pronti a dirci ce l'hanno fatta loro, perché non ce la fai tu? Chiaramente poi la vita mi ha insegnato, tra tre giorni faccio 44 anni che sono prete, chiaramente mi ha insegnato che gli entusiasmi scemano, che la vita poi è difficile perché siamo fragili, completamente fragili, però nella mia predicazione ormai, dopo che ho visto morire 1500 bambini a Regina Margherita, io non dico più che siamo peccatori, dico che siamo fragili. Se fate volontariato troverete fragili persone, non peccatori. Ma voi non siete peccatori, voi siete fragili persone. Poi ci sembra molto difficile questo, perché il contenitore che ci contiene, eccolo lì, noi non siamo contenitori da riempire, perché cambia il contenitore, cambia il contenuto. E questo che è avvenuto, potrei farmi un mucchio di esempi, quando in chiesa parlo dei figli si fa un gelo totale, si fa un gelo totale. Sono splendidi, le definizioni del contenitore di oggi è che sono splendidi, ma poi io so già che tanto non mi aiuteranno quando diventerò anziano, sono solo. Se voi mi dite l'opposto sono contentissimo per voi. Ma davvero sapete che rinunceranno a far sigarette, a viaggi, a libertà, a tecnologia, per guardare un padre? Io non lo vedo più molto. Allora il problema è del contenitore, ma è il problema del contenuto. È solo che se noi continuiamo a pensare che possiamo usare il linguaggio di 30 anni fa, siamo fuori di testa perché siamo fuori del mondo. Quindi i miei discorsi sono duri su questo, chiedo scusa, non soltanto potete pensare come credete, ci mancherebbe, ma può darsi che dica delle stupidaggini. Però cosa ce ne facciamo di qualcuno che si sposa in chiesa e che poi nessuno gli ha mai detto che quel matrimonio è indissolubile, nessuno glielo dice chiaramente che se dopo 2 o 3 giorni il marito diventa impotente tu sei chiamato alla castità per tutta la vita, e questo è il matrimonio religioso. Non c'entra mica la benedizione di Dio, sapete, c'entra che se va in carcere tu devi aspettarlo. Se ti tradisce devi perdonarlo e ricominciare con lui, con lei.
Pensate che i nostri giovani questo lo capiscono? Ce la facciano? Ecco perché una volta il contenitore era diverso. Io sono nipote di un bastardo, lo dico sempre. Mio nonno era figlio di una situazione illegittima. Per cui, per esempio, il contenitore comportava che si stava attenti perché, sai, poi passi come... Mia mamma e le mie zie sono 5 donne, mia mamma era la più grande, e non chiamate le figlie del bastardo. Non era cristiano assolutamente, però c'era un contenitore che conteneva. Oggi cosa c'è nel contenitore? Tecnologia? Sanno tutto su come mettere le foto magari del primo bacio o di qualcosa di più per svergognare l'altro che ti ha lasciato? Cosa c'è nel contenitore oggi? Allora bisogna fare una scelta. Non siamo contenitori da riempire, ma fuochi da accendere. Fuochi da accendere. Perfino le aperture di Papa Francesco vengono viste come? Com'è possibile? Sì, però è anche vero che lui è andato da 500 metri in 60 metri. Quanti l'hanno seguito? Anche tra le suore, tra noi preti. Lui è acceso in un attimo. Ha detto, ma perché devo andare a dormire nelle stanze vaticane? Sono anacronistiche, sono assurde, insensate. Me ne vado a fare una cosa logica. Quanti l'hanno seguito tra i cardinali, tra noi sacerdoti, tra le suore, tra i cristiani? Quindi il contenitore te lo costruisci se sei un fuoco ad accendere. Certo hai bisogno di un braciere per non fare del male agli altri, ma il fuoco ad accendere deve essere qualcosa che scalda, che illumina, che conforta. Quante delle nostre vite illuminano, conforto, scandalo o scandalizzano? È chiaro, avevo già in bocca quella frase che io ripeto sempre, che non ho sentito mai da nessun altro prete ripetere, eppure Matteo 12,36, di ogni parola inutile vi sarà chiesto conto. Di ogni parola inutile vi sarà chiesto conto. Perché non la ripetiamo in continuazione? Pensate quanto si parla, quanto si critica, quanto si bastardizza tutto. Nel 69, giovane chierico di 24 anni, mi illudevo che il mondo poteva cambiare. Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, portare il sogno che conduce alla follia. Parlavano che Dio è morto nelle stanze da pastiglie trasformate, nelle nuvole di fumo, in questo mondo di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto. Cosa ne è rimasta di quella canzone? In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, in ciò che noi faremo Dio è risorto. Dove sono sti giovani? Ecco le domande che dobbiamo farci. Prima di tutto perché noi siamo così. Secondo perché che mondo incontreremo? Qual è il grande problema del nostro contenitore? La nostra religione. Per quale motivo? Perché ci hanno detto che non cade foglia che Dio non voglia. Ma questa è una bestemmia contro Dio e contro il nostro libero arbitrio. Per cui cominciamo a togliere queste frasi assurde e insensate. Non è mica vero che io sono venuto qua perché Dio ha voluto, qualcuno mi ha chiamato, io ho dato il mio assenso, la mia macchina funzionava, se no non arrivavo mica. Se non c'era benzina e olio, la mia macchina, anche se Dio voleva, non veniva. Chiedo scusa del mio tono, ma non ne posso più. Abbiamo preso Dio, lo mettiamo sul banco degli accusati. Proprio oggi mi è arrivata una mail, noi facciamo posti in Etiopia, ne abbiamo fatti 78 in Etiopia, io ne volevo fare uno, siamo arrivati già a 78. Mi hanno telefonato le suore, Don Sergio che conosce, sono andato al funerale di un'altra suora, una macchina è andata fuori carreggiata, ha investito il pulmino su cui erano 8, 4 sono morte. 4 sono morte. Oh mamma mia, povera congregazione, mi viene subito, povera congregazione, perde 4 persone. E no, anche le suore si domandano perché Signore, oh! Ma i 18.000 oggi i bambini che muoiono di fame, nessuno si fa la domanda. Almeno le suore. Quanta gente muore in strada? Quanta gente muore in guerra? E noi siamo fortunatissimi. Allora il contenitore fa acqua perché abbiamo detto che non cade foglia che Dio non voglia.
Mentre bisogna cambiare nettamente teologia, non cade foglia che Dio non sappia, che è tutta un'altra cosa. Forse tante pettegole o pettegoli, chiedo scusa di aver incominciato con le donne, ho sbagliato, che tanti pettegoli e pettegole, se sapessero che non cade foglia che Dio non sappia, forse avrebbero un po' più di pudore. Invece tante volte credono, pensate quando andrete a trovare dei malati, che risposta gli darete? Bisogna fare la volontà di Dio. Poi quando tu hai mal di denti o il nipotino viene bocciato alla scuola, non dici bisogna fare la volontà di Dio. Quante volte diciamo agli altri bisogna fare la volontà di Dio e noi quando succede qualche cosa non la facciamo? Ora voi capite che come volontari avrete un'importanza grande, perché troverete persone che stanno bene, voi, che cercano di consolare persone che stanno male, che è un assurdo, che è un assurdo. Perché chi sta bene è facile consolare. Allora non devo farlo, lo devo fare, ma devo ascoltare, non insegnare. Tacere, non dire. Chi è che ha una sicurezza economica? Come fa a parlare con uno che non ce l'ha? Come fa a parlare con uno che non ce l'ha? Il suo contenitore è davvero, oltre che fare acqua, è inesistente, e chi ha magari una pensione da 3.000 euro si permette di dare consigli. È sballato il nostro mondo, è sballato. Don Sergio anche prima era sballato, anche prima, solo che adesso non siamo diventati più cattivi, ma le esigenze sono diventate infinite. Domani sera dico messa, domani ne dico due o tre, e c'è la trasfigurazione. Pensavo, come comincio la predica? Come comincio la predica? Il Signore è trasfigurato, sapete. Oh, Pietro, Giacomo e Giovanni che hanno partecipato alla trasfigurazione sotto la croce non c'erano. Ma no, il Signore ha mostrato, e dove erano quelli a cui ha mostrato? Non smettiamo di fare parole, di dire, non è servita a niente la trasfigurazione. Pietro, Giacomo e Giovanni scomparsi. E allora come comincerò? Mi è venuto in mente un testo di Metz, 92 anni ha questo meraviglioso teologo, il quale nel 65 si era domandato e aveva chiesto, erano passati 25 anni da Auschwitz, appena 20 anni chiedo scusa da Auschwitz, e il suo articolo diceva come parlare di Dio dopo Auschwitz, quanti Auschwitz ci sono oggi? Bene, mi ricordo che in un viaggio, eravamo in Turchia mi pare, una persona dice, ma qui è peggio che Auschwitz, signora, lei non sa che cosa sta dicendo, era bastato un piccolo contrattempo, ma qui è peggio di Auschwitz. Siamo stupidi, completamente stupidi. Se studi bene invece Auschwitz, sai che era l'impossibile, ma la domanda di Metz, si pregava a Auschwitz, ha una risposta, e lui lo sa benissimo, perché ad Auschwitz si pregava. Il problema è che noi preghiamo, quando le cose vanno storte, non prego più, ho esigito, ho chiesto, adesso perché devo pregare, ma non c'è nessun Dio. La colpa è di noi catechisti che non abbiamo insegnato qual è il vero centro della Bibbia. Non è l'Esodo dove Dio interviene in continuazione. Mi dispiace dirvi queste cose perché dovremmo saperle, ma non aver insistito, e pochissimi insistono anche tra i vescovi, fa sì che noi continuiamo sempre a pensare a quel mondo immaginario delle 10 piaghe, di Mosè che butta il bastone e diventa un serpente, del Mar Rosso che si apre, dei primogeniti d'Egitto uccisi. Cos'è che ha costruito la Bibbia? Credo che tutti voi dovreste sapere, la Bibbia viene scritta nel 450 avanti Cristo. Dopo l'Auschwitz per Israele, qual è stato l'Auschwitz? Neanche Verdi, che ha fatto il Nabucco, è riuscito a farci entrare in testa che il vero Auschwitz per Israele è stato la distruzione del Tempio di Gerusalemme 587. Il fatto che questa gente, a parte gli uccisi, sono stati portati schiavi a Babilonia, dove staranno 70 anni.
E dopo ritorneranno, ma quando ritorneranno troveranno il tempio da fare, altre tribù che si sono installate lì. Ecco Auschwitz, è tutto un Auschwitz. Ebbene, provate a studiare la Bibbia, Dio non interviene mai, né quando distruggono la sua casa, il tempio, né quando Nabucodonosor distrugge Gerusalemme, né quando gli schiavi vanno a Babilonia, né quando da Babilonia tornano a Gerusalemme. Perché? Perché è l'editto di Ciro che fa tornare a Gerusalemme. Questo è l'Auschwitz. Basta questo esodo, basta! Per cui noi ci formiamo, abbiamo un contenitore, se c'è la distruzione di Gerusalemme, del Tempio. Vi ricordo che fuori del Tempio gli ebrei non possono fare sacrifici, quindi sono 1940 anni che non fanno sacrifici. È come noi se da 1940 anni non potessimo celebrare messa, perché loro i sacrifici a Dio li possono fare solo nel Tempio di Gerusalemme. Ma nel 70 d.C. il Tempio di Gerusalemme venne ridistrutto e da allora non è stato più edificato. Allora, c'è un avvenimento terribile. È chiaro che io, che ho lavorato in ospedale, che ho visto morire 500 giovani di AIDS, so che arriva la terribilità, ma basta guardare ieri sera la televisione, una coppia che sta andando a fare un esame a un ospedale, si vede morire in un attimo, crolla il ponte. Hai visto qual è il nostro contenitore? Che Gesù abbia detto il figlio dell'uomo quando meno ve lo aspettate verrà, non ci ha educati a preparare questo contenitore. Io dico sempre in predica che non può fare la comunione chi non paga i debiti. Non ho capito perché non dovrebbe farla, perché convive con qualcuna o con qualcuno, e invece se non paga i debiti può farla. Allora io sto cercando di cambiare il contenitore per accendere un fuoco, altrimenti siamo destinati all'estinzione. Anche una volta erano destinati all'estinzione, ma non avevano la capacità di male che abbiamo noi attraverso quei maledetti aggeggi tecnologici. Lo sapete che i nostri bambini sotto i 6 anni, già il 13% di bambini riceve sexting, materiale sessuale esplicito. E dove sono i genitori? Altro che fuochi da accendere. E si continua a dire che sono splendidi, ma dov'è che sono splendidi? Cioè sono sempre al bar alla sera. Forse il genitore non gli ha dato esempio. È certo che non gli dà un esempio. La Bibbia è così chiara, Salmo 37, l'uomo nell'abbondanza non capisce. Quando c'era poco, chiaro. Quando c'era la bicicletta, non è che potevi fare molto male. Quando c'è la macchina, è moltiplicato per 1000. Il tablet ha tutta l'immondizia del mondo. Se ce l'ha una bambina di 10 anni, un bambino di 10 anni, ha potenzialmente tutta l'immondizia del mondo. Perché non va a cercarsi il Papa e i discorsi del Papa, non si va a cercare i discorsi del Papa. Un ragazzo preadolescente che è nella pubertà, secondo voi che cosa si va a cercare? Credo che sia sbagliato fare sensi di colpa, ma parlarne, affrontare il discorso. Cosa c'è in questo contenitore? Ecco la domanda grossa. Poi andiamo in paradiso perché Dio ci ama. Però è possibile andare in paradiso con dei debiti da pagare? Dare promesse e non mantenerle? Vi ricordate nel 2009 quando morì Eluana Englaro? Il Senato, i senatori di allora dissero in un mese faremo una legge. Sapete quanto sono passati? 3.000 giorni. Ma non ci vergogniamo delle promesse che facciamo? Ma non ci vergogniamo di crederci chissà chi e non siamo niente? Un giorno chiesero 600 anni prima di Cristo a Confucio: se il celeste imperatore ti dicesse ti do una bacchetta magica, tu come cambieresti il mondo? E lui rispose: rettificherei
i termini, adesso vi spiego. Rettificare i termini, cosa vuol dire? Rendere rette le parole che dico, che non potessimo parlare se quello che diciamo non è l'assoluta verità. Io credo che saremo finalmente zitti. Rettificherei i termini. Io vi prometto, dai detti in giù, sono un poveraccio anch'io, che quello che dico è perché lo pratico e lo credo, altrimenti non lo dico mai. È per questo che mi posso lanciarmi nel dire che non credo nel peccato originale. Mi cacciano, mi caccino pure. Ma qui tutti ci credono e poi ci lasciano trascinare, prendendosela con Adamo ed Eva e non prendendosela con se stesso. E per quello che dico questo, una volta che te la sei presa con Adamo ed Eva, te la prendi con Dio? E tu fai parte dell'arredamento, tu sei perfetto? Perché la politica ci ha vinto così tanto? Il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, diceva quella canzone del 69, ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto, è un Dio che è morto. Possibile che qualcuno, tutti, credano di avere solo la ragione loro? Possibile che nessuno faccia autocritica? Possibile che nessuno ha materiali per confessare peccati? Strano questo, è contenitore. Ho cominciato, lo so, duramente al mio modo di fare. Io credo che andiamo tutti in paradiso perché Lui ci ama. Per cui non mi farò mai paura, Lui ci ama. Sì, però se fai paura, no. La paura schematizza la nostra mente, la rende incapace di calore, raffredda il nostro cuore la paura. Mai nessuno è migliorato nella paura, mai. E allora cosa dobbiamo fare? Beh, semplice. Pensare che abbiamo questa esperienza da fare, la vita, e che se non incendiamo noi stessi, dobbiamo solo più stare zitti. Se non incendiamo noi stessi, dobbiamo soltanto più stare zitti. Ce l'ho, sì, ce l'ho. Con chi ce l'ha sempre col governo o parla dello Stato. Lo Stato sono io. Lo Stato sono io. Non credo che sia il governo che butti la carta per terra, le immondizie dappertutto, che non faccia bene la raccolta differenziata, non credo che sia il governo. E se il problema è che dovrebbe pagare, basterebbe che tutti pagassimo le tasse. A Torino quando vai sul pullman vedi che nessuno paga, tutti pii e devoti, tutti scommettiamo che hanno fatto battezzare i bambini. È servito battezzare i bambini? Non mi sembra. Per cui andiamo sulla realtà. La realtà che cos'è? Ciò su cui noi costruiamo la nostra identità. Non la costruiamo mica con le nostre fantasie, con i nostri sogni. La costruiamo su di noi. Allora, cos'è lo Stato? Siamo noi. Cosa c'è in questo contenitore? Niente? Così fanno gli altri. Quando faccio i corsi di etica insisto tantissimo su questo. Cosa c'è nel nostro contenitore? Fanno tutti così. Natale. Si è sempre fatto così. Caro Babbo Natale. Ho preso il foglio che ho fatto la notte di Natale. Caro Babbo Natale, io sono un bambino povero di nome Marcello. Io ho notato che intanto tu, a forza di tutti uguali, porti sempre più roba ai bambini già ricchi e sempre meno a me, che siamo poveri. Perché sei così cattivo? Hai visto dire che Gesù porta i regali ai bambini? Guarda, perché a chi ha tanto gli porta un mucchio di regali, a chi è poco non gli porta niente. Questa letterina qua potrebbe cambiare il mondo, potrebbe cambiare Natale. Perché sei così cattivo? O forse non ti piacciono i poveri? Hai detto che li porta Gesù. Tu l'altrano hai portato a Ferretti Maurizio Ricco, l'astro navicella di Aimen, il deltaplano con l'istruzione, a me solo due schifezze da 2 lire. Noi ridiamo, qui c'è da piangere, ma qui c'è da piangere. Allora non sei intelligente perché devi fare al contrario. A Natale chi è poco diventa molto e chi è molto per una volta sta come gli altri. Ma bravo! Marcello, finalmente dai una lezione a noi che parliamo di Gesù è venuto per i poveri. Ma dov'è? Ma dov'è? Sei arrivato col mondo tutto l'opposto.
Magari do questa impressione, vi chiedo scusa, però bisogna qualche volta che cambiamo testa. Ho trovato un brano di Dino Buzzati del 15 ottobre 1961, un po' di anni fa, ok. Cosa fa? Inventa una storiella, eppure così significativa, così micidiale, che basterebbe questa in predica per 3 anni e cambierebbe tutto. Stufo finalmente di tante beghe, il Padre Eterno decise di dare agli uomini una salutare lezione. Inventa che nel 79, lui lo scrive nel 61, ma inventa che siamo già nel 79 e c'è un'aspra contesa tra russi e americani per la supremazia sulla Luna, dava già per scontato che eravamo arrivati sulla Luna. Ma cosa succede? La vigilia di Natale, che è un martedì, il capo del governo sovietico, infarto, morto. C'è chi fa festa, c'è chi è triste, però morto. Sono contenti perché lui ha detto che se non si mettevano d'accordo sui depositi di bombe sulla Luna sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale, era uno deciso. Tirarono tutti un sospiro di sollievo e intanto il Politburo deciderà di fare un altro capo del Soviet Supremo. Una settimana dopo, martedì però, a mezzanotte, sapete che ha un infarto il presidente degli Stati Uniti. Anche qua di nuovo, ma che strana coincidenza, si vede che ha faticato, fanno subito giurare al vicepresidente degli Stati Uniti che diventa presidente. Martedì dopo, a mezzanotte, racconta sempre, inventando, sia ben chiaro, Dino Buzzati, il presidente degli Stati Uniti, l'ex vicepresidente, è infarto. E allora cominciano a pensare, forse Dio ha deciso di far fuori l'uomo più potente del momento. Aspettarono ancora un poco. Il 21 gennaio, Lu Jimin, capo della Cina, convinto che fosse venuto il suo turno perché era lui il personaggio più potente, si tolse la vita. Quindi non ci fu né un infarto, però l'uomo più potente è morto. Poi morì Coccio, il dinamico presidente della Federazione dell'Africa Occidentale, che fino allora aveva goduto di fama di simpatico estrione, ma si venne a sapere che nel centro studi della sua città era stato trovato il modo di disidratare le cose e le persone a distanza, quindi aveva un potere enorme. Insomma, sono bastati 5-6 infarti e un suicidio, perché la gente che cosa fece? Si verificò un fuggi-fuggi generale dalle cariche più alte fino a ieri più ambite. Quasi tutti i seggi presidenziali rimasero vacanti. Il potere, avidamente agognato, scottava tra le mani. I ricconi cominciarono a dare via 2/3 dei propri beni per non essere il più ricco. Le vittime in seguito vennero falciate tra uomini di minore levatura. Però, dopo un paio di mesi, non esisteva più un dittatore, un capo di governo, un leader di partito, un direttore generale, tutti dimissionari, e si cominciò a lavorare in equipe dove nessuno voleva fare il capo, ma tutti il segretario, l'ultimo. Peccato che Gesù tutta la vita ha ripetuto che chi vuole essere il primo si faccia lo schiavo di tutti. Chiaramente finirà come? A metà ottobre le esecuzioni settimanali cessarono, non c'era più bisogno, erano bastati in tutto una 40 di infarti per sistemare le cose della terra. Ecco, noi pensiamo che tocca a Dio togliere il male, e questo è quello che ci hanno insegnato sbagliato al catechismo. Dio è impotente perché noi siamo dotati di libero arbitrio, e se le apparizioni dicono l'opposto, io sto con quello che dice Gesù di Nazareth: se non vi convertirete perirete tutti. Un'altra frase completamente dimenticata del Vangelo: un giorno cade una torre di Siloe, muoiono 18 persone, e Gesù dirà:
Credete che queste persone fossero più cattive delle altre? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti. Capite che il mio sacerdozio è una tragedia. Nessuno più ripete le parole di Gesù. Nessuno più ripete le parole di Gesù. Quelle di Međugorje vengono dette, ma quelle di Gesù no. C'è possibile che uno abbia il fuoco di Gesù dentro di sé, riconoscendosi fragile, limitato, peccatore, tutto quello che vuoi, vulnerabile, ma che incendi questo mondo? Solo Gesù è capace di incendiare questo mondo. Avete voglia? Abbiamo voglia? O stiamo alle tradizioni? Si è sempre fatto così. Posso citarvi un brano dei Colossesi che citavo ieri ai preti della mia unità pastorale. Colossesi, capitolo 2, versetto 16. Nessuno vi condanni in fatto di cibo o di bevande, perché non mangi questo, perché sei... Quindi c'è il venerdì, siamo invitati dalla nostra chiesa a non mangiare carne. Lo faccio volentieri, però si va contro quello che ci ha detto San Paolo. Nessuno vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, novene, feste patronali. Queste cose sono ombra, sono ombra, perché la realtà è di Cristo. Se siete morti con Cristo, agli elementi del mondo, che va dal apparire, che va dal competere, che va dal farmi vedere, raccolgo vestiti da una vita, mi vesto da 44 anni, quello che gli altri smettono. La cosa che mi angoscia ancora oggi è le scarpe sono quasi ancora tutte nuove, quelle che ci danno. Cos'è successo all'animus cristiano quando una volta si finivano le scarpe? Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste ancora nel mondo? Perché lasciarvi imporre precetti quali non prendere, non gustare, non toccare, in nome del politicamente corretto, oppure in viceversa, in nome del politicamente corretto, tutte le sere io devo finire al bar? Sono tutte cose, dice San Paolo, destinate a scomparire, perché sono insegnamenti di uomini che hanno una parvenza di sapienza, in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Il Papa ha chiesto in questa Quaresima di usare la Bibbia, di aprire la Bibbia tante volte quanto apriamo il telefonino. Io so, perché faccio questo anche di mestiere, che è difficilissima la Bibbia, non basta leggerla, so che non è così semplice, però so che qui ci sono delle perle e bisognerebbe cibarsi di queste perle per poter esprimere nella nostra vita che siamo dei fuochi da accendere. Quando uno ha freddo cosa spera? Di trovare un pezzo di ghiaccio o di trovare un po' di fuoco? Ecco la domanda che mi faccio sempre. Sergio, chi incontra te incontra un pezzo di ghiaccio o un fuoco? Magari non è d'accordo con me, però per esempio io mi impegno a non parlare mai male degli assenti. Cascasse il mondo, non devo mai parlare male degli assenti. Abbiamo idee differenti, che problema c'è? Guai se avessimo tutti la stessa idea. Allora, cosa c'è in questo contenitore? Mi chiedo scusa se vi faccio sempre questa domanda, ma magari ci fosse, non so, la scienza. Gli uomini che si comportano come playboy o che hanno atteggiamenti sessisti presentano maggiori probabilità di manifestare problemi di salute mentale. Questo ce lo dice la scienza. L'analisi condotta da un team di ricerca dell'Indiana ha messo in evidenza un legame tra comportamento sessista e problemi come la depressione, l'abuso di sostanze. La scienza ci sta dando le risposte, molto più che la Bibbia.
Ci sta dicendo che se io bevo tanto alcol a 14 anni, i miei nipoti ne avranno le conseguenze nei cromosomi. Perché chi ha fatto la vita, che si chiama Dio, l'ha fatta bene, perché ci ha chiamato ad essere abili nelle risposte, quello che noi chiamiamo responsabili. Di fronte all'alcol, tu devi cominciare a diventare abile nelle risposte quando hai 14 anni. Don Sergio, ma è difficile? E certo, in un mondo come il nostro, dove nel contenitore se non c'è festa e non c'è alcol non è festa, ma siamo noi che abbiamo deciso questo. Non ci lamentiamo se poi gli autori hanno registrato 11 atteggiamenti, tra cui la voglia di vincere, l'assunzione di rischi e la ricerca di status. A trovare associazioni con problemi di salute mentale sono stati i comportamenti da playboy: la promiscuità sessuale, il volere esercitare un potere sulle donne e l'arroganza fiduciosa in sé. Sono maschio, sono splendido, sono perfetto. Capite Gesù? Quando, senza conoscere la scienza, ci ha indirizzato per questa strada. Perché? Perché ci ha detto: gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi. Quindi io vorrei in qualche maniera, se mi date il permesso, stimolarvi, per esempio, ogni giorno a leggere un pezzo di Vangelo. Non ho perso tempo a guardare in giro, non ho fatto giudizi temerari sugli altri. E la mia mente si è un po' imbevuta di questa frase del Vangelo. Non andiamo a cercare cose strane, non andiamo a cercare cose strane. Ve l'ho detto prima, accontentiamoci della seconda classificata al Festival di Sanremo. In questa piccola parentesi infinita. Questa è una definizione bellissima di vita, questa piccola parentesi che però è ormai infinita, perché Dio quando ci chiama la vita per sempre. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa, quante no. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto incoerente e testarda sembri, la vita, se cadi, ti aspetta. Viene citato finalmente anche Dio e c'è scritto: siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, questo è sicuro, non ci abbandonerà mai, ci correrà sempre dietro. Però non dire che è lui che non ti cerca, di che tu te ne freghi di lui. E perché hai pregato qualche volta, pretendi che cosa? In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, provate, incontrate qualcuno, per gentilezza gli dici come stai? Lui comincia a dire: ma a quel punto vedrete che comincerete a parlare voi. Direi: io dai, cominciate a parlare di voi. Fatevi registrare quando incontrate una persona. Quante volte siamo contenti di poter avere qualche malessere per poter essere in credito con la vita? Quante volte qualcuno ci parla della sua gioia, noi siamo invidiosi. E quando mai diventeremo davvero dei fuochi da accendere? Lo dice sempre il canto, la canzone. Quante volte condanniamo questa vita illudendoci di averla già capita? È così semplice che cos'è la vita nei corsi che faccio vivere e morire, lo dico sempre, ma perché è così evidente? Che cos'è la vita? La vita è una realtà che noi ci troviamo, data da qualcun altro, Dio, i nostri genitori, ma che adesso è messa nelle nostre mani. Scusatemi. Quello che abbiamo mangiato oggi decide sulla nostra salute, credo di sì. Siamo stati liberi di mangiare qualsiasi cosa o qualcuno ci ha puntato il fucile. Non ho capito perché, arrivata la fine della vita, qualcuno deve decidere per me. Io oggi ho deciso quali pensieri ho coltivato nella mia mente, che letture ho fatto,
Di che cosa si è riempita la mia bocca? Guardate che quello incide sul mio futuro. Incide come? Non ho capito, perché alla fine qualcun altro deve decidere per me. Oltretutto, come vi ho ben fatto capire, credo immensamente nello Stato italiano, perché mi sento io il primo a dover salvare questo Stato. Se non lo faccio io, chi lo fa? Quando l'avrò fatto io completamente potrò lamentarmi, ma per quanto qualche cosettina faccio. È una prospettiva diversa. Posso assicurarvi che è la prospettiva di Gesù di Nazaret? Sono sicurissimo che questa è la prospettiva di Gesù di Nazaret, il quale non voleva qua, non voleva omuncoli, secondo le famose definizioni di Sciascia. Voleva qualcuno che prendesse la croce, lo seguisse. Come? Con la certezza della risurrezione. Ecco quello che noi abbiamo di cristiani. Noi abbiamo una certezza assoluta. E mi raccomando, non facciamocela portare via dagli egiziani. La risurrezione non è la rianimazione di un cadavere, perché quello lo credevano già 2500 anni fa gli egiziani. Se venite a Torino c'è il libro dei morti, dove si pesano le anime e poi vanno dall'altra parte. Che cos'è la risurrezione? La certezza che io già da adesso su questa terra sono risorto, non che risorgerò. Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, se siete risorti adesso con Cristo, non dopo. Per cui il verbo del cristiano dovrebbe essere sempre una parola con ri davanti, risorgere, riprendersi, rinnovarsi, ricominciare, ripiegare sul bene, rigenerare. Ecco il verbo del cristiano. Questo è un fuoco di cui ha bisogno il mondo. Riessere, sapendo che le nostre mani sono sporche e vuote, ma che possiamo ricominciare, risorgere, ritrasformarci, riprenderci. È troppo difficile? Forse non abbiamo visto gente accesa, abbiamo visto brave persone. Peccato che il Vangelo, quando parla di Gesù buon pastore, non scrive buono, non c'è scritto agathos, ma c'è scritto kalos, e kalos in greco vuol dire bello. Gesù è un bel pastore, una bella persona. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. Questa frase è cristianissima, perché niente finisci quando vivi davvero, sarà il mio augurio di Pasqua. Ecco quello che vi accennavo prima. Quando sei su questa terra devi capire che quello che finisce, tu ormai sei risorto, perché hai vissuto davvero. Don Sergio, ci sono situazioni in cui non si può vivere davvero, è vero. A quel punto cosa ti rimane? E ti rimangono tante cose, nonostante tutto sapere che Dio non ti ha abbandonato, nonostante tutto sapere che qualcuno soffre ancora più di te. Nonostante tutto sapere che se soffri tanto e non reggi, finalmente sei nella verità. Sei poca cosa, sei fragile, sei vulnerabile. E allora offri la tua incapacità di essere forte. Gesù sulla croce non è il Messia che tutti sperano, è un Messia perdente, sconfitto. Offre a Dio la propria sconfitta. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ci manca il messianismo, ci manca il messianismo. Ho scoperto quest'anno con i miei studi che il vero problema di Gesù, anche domenica chi di voi è andato a messa e ha sentito le tentazioni, il Vangelo non ci parla delle tentazioni di Gesù come uomo, ma di Gesù come Messia. Perché il vero problema del Vangelo è che io credo che Lui è il Cristo, il Messia, Mashiach in ebraico, però mi aspetto un altro Messia, uno vincente,
uno che sconfigga gli avversari, uno che estirpi il male. Perché non c'era nessuno sotto la croce degli apostoli? Perché si aspettavano un Messia vincitore, un Messia invincibile, un Messia figlio di Davide, capace col solo sguardo di sbaragliare gli avversari. Non è stato così, l'hanno preso. Tra una settimana sarò dove Gesù è stato picchiato, flagellato, hanno trovato ancora questo marmo dove ci sono sopra i giochi dei romani, quindi il famoso gioco, lo picchiavano, chi ti ha picchiato, il gioco che si fa da bambino, e c'è proprio un gioco che riguarda il re, quando Gesù gli mettono la corona di spine, quando gli sputano addosso, e io sarò in quei luoghi e dico: Sergio, se tu vuoi essere seguace di Gesù, ti faranno la stessa cosa, non puoi pretendere di essere da meno. Non so, non siamo abituati a questi discorsi, però se mi avete invitato, voi sapete che io faccio sempre questi discorsi, perché questi secondo me sono i discorsi di Gesù. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sempre incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Parole bellissime. Allora abbiamo ancora qualche piccola riflessione ancora da fare. Le ho scritte, siamo nel terzo millennio, il linguaggio è cambiato, le relazioni si sono capovolte, l'orizzonte si è confuso, nonostante la tecnologia e il benessere, sono queste due cose i grandi responsabili. Ma quanto tempo perdi per WhatsApp che ti arriva in continuazione con quell'immagine e quell'altra? Secondo voi sono retrogrado? Ma non mi pare, e non la metto sul personale, sia ben chiaro, ma non mi pare che bisogna avere l'altissima tecnologia per potersi felici. Trovate quelli che hanno l'ultima tecnologia che sono felici? No, perché immediatamente dopo uscirà qualcos'altro. E poi come la mettiamo con la parola di Gesù? Vai, vendi quello che hai dallo ai poveri, poi vieni, seguimi. Se vuoi essere perfetto, che vuol dire se vuoi essere perfettamente felice, va, vendi quello che hai dai poveri. Non si ripetono più queste frasi. Beati i poveri per scelta, quel famoso beati i poveri in spirito, vuol dire beati i poveri per scelta. Voi sapete quanto è meravigliosa quella frase, perché Gesù aggiunge: sono già nel regno di Dio. Mentre quelli che piangono saranno consolati in seguito, i puri di spirito vedranno Dio. Chi sono quelli che sono già nel regno? I poveri per scelta e l'ultima beatitudine, beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno. Forse noi, un po' di superbia, noi cattolici ci prendiamo sempre l'esclusiva della bontà, ma non è vero. Che tra atei ci sono persone davvero splendide, davvero, come tra cattolici, sia ben chiaro, ma non abbiamo l'esclusiva della bontà noi, togliamocelo dalla testa questo, anche perché la vera bontà, per essere vera bontà, deve essere gratuita. Se è già a pagamento non è cattiveria, ma non è vera bontà. Gesù, quando avete fatto tutto, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto solo il nostro dovere. So che rompe un poco questo Gesù, però l'alternativa non c'è. C'è questa esistenziale nevrosi che c'è in tutti. Come vuoi che vada? Ma dai, hai mai visto? Ma insomma, e dov'è la gioia di vivere? Io voglio che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 12° capitolo di Giovanni. Io voglio che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Le prospettive sono raggelanti per quelli della nostra età, perché secondo il dossier Censis, intorno al 2031 i matrimoni religiosi potrebbero scomparire. E ci consoliamo dicendo che la vita è imprevedibile, la caduta potrebbe arrestarsi
Intanto, l'ho già detto prima, dovremmo prendere atto che il matrimonio cattolico è indissolubile. Dovremmo prendere atto che forse oggi abbiamo tanti sussidi per il benessere, per il consumismo, ma viviamo più felici? Ecco la domanda che dobbiamo farci. E voglio finire con due o tre esempi. La Diocesi di Torino ha fatto un librettino molto bello in preparazione alla Quaresima. Tra le persone che vengono portate come modello c'è una certa Suora Rosemarie Nyirumbe. Guardate cosa dice alla fine. 20 anni fa in un libretto della Diocesi non ci sarebbe stato scritto così assolutamente. Quindi il mondo si sta evolvendo, sta cambiando. A chi la rimprovera di non insegnare la religione alle ragazze? Lei raccoglie ragazze violentate, prese in guerra e ha fatto un mucchio di cose. A chi la rimprovera di non insegnare la religione alle ragazze? Avete visto che il mondo è cambiato? Non insegna dottrina. Risponde, no, non lo faccio. Credo nel Vangelo della presenza, nel lavorare con le persone, servire i loro bisogni e incontrarle dovunque esse siano, sono del tutto d'accordo. Qualcuno ti deve chiedere chi te lo fa fare e tu gli dici la compassione prima di tutto, sempre la compassione. Secondo, c'è l'esempio di Gesù. Non è il primo motivo, Gesù, il motivo del bene. Mi dispiace, perché se lo fai per guadagnare il paradiso hai già avuto la tua ricompensa. Il primo motivo per cui noi facciamo volontariato, lavoriamo gratuitamente, non ci vantiamo assolutamente del bene che facciamo, è che siamo presi dalla compassione verso gli Auschwitz del mondo. E siccome Don Sergio non ha nessun Auschwitz fino adesso, è disponibile a essere gratuitamente aperto alle persone che soffrono, perché la legge fondamentale della prossima Pasqua dovrebbe essere o sei crocifisso o stai vicino ai crocifissi. La vita non ti sta crocifiggendo, hai l'obbligo di stare vicino ai crocifissi. Questo ci ha insegnato Gesù. Quindi, prima di tutto la compassione verso tutto. Secondo, l'esempio di Cristo. Terzo, se vuoi, guadagnarti il paradiso. Ma preferisco andare all'inferno ed essere compassionevole che andare in paradiso e non essere compassionevole. Lo dice Rosemarie. Ecco perché sono qui. Ma credo anche che le nostre azioni debbano mostrare chi siamo e quello in cui crediamo. Dovremmo praticare la nostra fede invece di predicarla. Ecco, cosa vuol dire dimenticare la dottrina? Ma se la dottrina non ti cambia la vita, la dottrina non vale. Dimostriamo che abbiamo una credenza nella Trinità. Crediamo che Dio è comunione. Perché Trinità vuol dire che Dio non è un solitario. Al suo interno è come l'aria. Anche l'aria, noi diciamo aria, ma in realtà è un impasto dove non si riesce a distinguere uno dall'altro di azoto, 78% di azoto, 21% di ossigeno e 1, qualche cosa di argo. Ecco un'idea assurda, perché non si può spiegare la Trinità, ma come l'aria che noi respiriamo c'è l'imparto disuguali nell'aria, invece nella Trinità in parti uguali c'è l'amore di Dio, un tutt'uno, perché Dio è anche amore al suo interno. Quindi se io credo che Dio è comunione, ho l'obbligo di vivere in comunione. È inutile che festeggi la festa della Trinità se sono arrabbiati con tutti, se gli altri non mi vanno bene. Ecco allora il dogma, la dottrina che aiuta, perché altrimenti non aiuta, altrimenti non serve. E allora è una storia che successe nel 25, è storia vera. Gandhi sta cominciando a predicare
l'indipendenza dell'India dall'Inghilterra. L'ha messo in carcere tante volte, però lui va sempre in giro a promuovere l'indipendenza dall'Inghilterra. Leggo: la sala messa dell'ostello era stracolma. Stracolma di studenti e la folla traboccava fino ad invadere le verande. Quando Gandhi iniziò a parlare, tutti si zittirono e si fece un silenzio pieno d'attesa. Secondo voi, se parlasse qualcuno dei politici, parlerebbe contro l'altro partito, parlerebbe contro l'Inghilterra. Guardate che cosa dice invece Gandhi. Dopo qualche minuto, intanto, cominciò a serpeggiare per la sala un senso di irrequietezza che si manifestava con rumorosi schiarirsi di gola, esplosioni di tosse, strusciare di piedi, mentre gli studenti cominciarono dapprima a guardarsi l'un l'altro con espressione interrogativa e poi a guardare con crescente incredulità il Mahatma, la grande anima. Gandhi stava dicendo che se volevano raggiungere l'indipendenza dovevano cominciare la giornata pulendo il proprio gabinetto e non la persona di servizio, che in India sono i Dalit, i senza casta, invece di aspettare che fossero gli spazzini intoccabili a fare quel lavoro. Dovevano andare ogni giorno nella parte vecchia affollata della città e pulire i rifiuti che ingombravano le strade. Era questo il modo di dimostrare la propria solidarietà agli intoccabili, che svolgevano quegli umili compiti, ed eliminare così il male dell'intoccabilità. Perché se non togliamo il male dell'intoccabilità, manderemo via gli inglesi, avremo l'impressione di essere più liberi, ma i poveracci rimarranno sempre schiavi. O ci liberiamo tutti, liberi tutti, o ci liberiamo tutti o non ci liberiamo. Senza questo premesso, ogni discorso di autogoverno era privo di significato. Perché eliminare l'intoccabilità dovrebbe costituire un prerequisito per l'indipendenza, interruppe qualcuno. Possiamo sistemarla dopo. Non guardate con disprezzo gli intoccabili e il loro lavoro. Spazzare è un'arte, spazzare le feci e ancora di più. Finché non capiremo questo, questo mondo non cambierà mai. E quando nostra madre è incontinente in un ospedale, noi ci arrabbieremo e diremo: le infermiere sono pagate. Ma magari a casa nostra non c'è la nostra figlia di 24 anni a guardare la nonna, ma c'è una che è pagata molto di meno. Nostra figlia non ha studiato. E chi farà i lavori sporchi? Se potessi fare a modo mio, dice Gandhi, starei lì fuori a spazzare le strade personalmente, pianterei fiori sul ciglio della strada e li innaffierei tutti i giorni. Dove oggi ci sono mucchi di rifiuti e ce ne sono dappertutto nei nostri villaggi e nelle nostre città, farei dei giardini. Il livello del decibel della stanza stava aumentando. Tutti arrabbiati con lui, ma che Mahatma, ma che grande anima. Vi ricordate? Giovedì sono a Nazareth. Gesù, quando disse le cose nella sinagoga di Nazareth, lo vogliono portare sopra il precipizio per buttarlo giù. Vedi che la storia è sempre la stessa. Vedi che la storia è sempre la stessa. Dopo un paio di minuti alzò la mano destra e disse: aborro con tutta l'anima il sistema che ha ridotto un gran numero di indù a un livello inferiore a quello delle bestie. Non so tu cosa diresti. Aborro che noi sappiamo sempre le risposte per gli altri e non troviamo mai la risposta per noi. Aborro che noi pensiamo che eliminando qualcuno la nostra vita possa essere migliore. Aborro che tutta la fede in Gesù sono diventati i sacramenti, ma non è più diventata la sua parola, il suo insegnamento, quello che c'è scritto nel Vangelo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Frasi che ormai sembrano di un passato remoto, decisamente remoto. Non mi interessa liberare l'India dal giogo inglese,
Io intendo liberare l'India da qualsiasi gioco. Uscì svelto dal college e, alzando le mani giunte in segno di saluto, si diresse verso l'automobile che lo aspettava. Sapevamo tutti che, oltre alla pulizia, Gandhi considerava sacra la puntualità e che non era mai arrivato in ritardo da nessuna parte. Il discorso non venne accolto molto bene dagli studenti. Le sue parole, concludo, riflettevano la grandezza di un uomo che pensava in modo profondo anche sulle questioni meno importanti, capace di considerare la pulizia personale allo stesso livello della libertà politica. Un uomo per il quale la pulizia dei gabinetti era importante quanto la salvezza spirituale. E il mio messaggio che vi lascio: il cammino spirituale è importante come la pulizia dei gabinetti. Sì, la comunione è importante quanto l'essenzialità. Una volta si diceva povertà. Preferisco dire essenzialità o sobrietà. Discorso duro? Non si tratta di discorsi duri, mi avvio davvero alla conclusione. Si tratta di trovare la gioia. Concedetemi gli ultimi 2 minuti. Questi discorsi ve li ho fatti in modo tale da farvi venire più tristezza. Chiedo scusa, non vengo più, sono io che non sono capace a parlare. Perché tutto questo è per trovare la gioia. E per trovare la gioia. 7 anni fa, o 8, non mi ricordo più, io andai a cena da una famiglia e, quando scesi le scale, dissi: non bevo più vino. Da allora non ho più bevuto, se no quando dico messa. Secondo voi ci ho perso o ci ho guadagnato? Sono sempre in macchina. Tutte le sere, stasera fino a mezzanotte non arrivo a casa, ieri sera ero a Pinerolo, mercoledì ero a Rivoli. Scusatemi, mi sono fatto del male o mi sono fatto del bene? Basta! Impariamo in questa Quaresima a dire qualche basta, magari per la Quaresima solo, ma domandatevi: perché c'è malessere a volte in me? Se trovate una causa esogena fuori di voi, è sbagliata. Il malessere che c'è dentro di noi è sempre dovuto a qualcosa che dipende da noi. Ci consola però il fatto che Dio ci ama, non sarà mai nostro accusatore, non ci rinfaccerà mai, non è una madre che rinfaccia, mai, 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 mai. Sarà sempre dalla nostra parte, non è un problema Dio, è una risorsa, perché ci conosce, ci pesa. Sa che siamo fragili, però non accusiamolo di ciò di cui lui non è colpevole. Questo mondo va male perché gli uomini sono così. Lui fa tutto, ma noi possiamo turarci le orecchie, chiudere il cuore, possiamo guardare dall'altra parte. Quindi vi mando il messaggio come prete, come credente, come cattolico: non pensate che la gioia si possa avere là dove non c'è Gesù. Non c'è, non ci può essere. Quindi facciamo in modo di trovarla. D'altra parte, se io non la trovo, Dio, che è compassionevole, alla fine mi darà il paradiso, perché sono stato triste tutta la vita. Lui mi aveva fatto per la felicità. Se non l'ho trovata, mica mi castiga, mi abbraccerà ancora di più. Quindi io sicuramente sarò tra gli ultimi, perché l'ho trovata questa felicità. Non potrei essere più felice. Non mi manca nulla. E quando verrà il momento di andare di là, non vedo l'ora per immergermi nella luce. L'unica cosa che temo è il dolore, chiaramente. Un dolore troppo forte. Ma per il resto, che cosa devo temere? Allora, il titolo era: noi non siamo contenitori da riempire, ma fuochi da accendere. Pensavo stasera venendo, e se fosse l'ultima mia conferenza questa? Ecco, sarei contento di aver detto queste cose. Se dovessi morire tornando a casa, sarei contento di aver. Sono proprio le cose che credo, che spero.
E voi cosa prendete? Buttate via quello che vi sembra sbagliato, sia ben chiaro, non comprate a scatola chiusa. Però vi ho lasciato il mio testamento. Grazie.